Fare la furba con me, maledetta! Chi sei? Come ti chiami? Chi ti ha mandato? Non vuoi cantare? Barababam bam 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 barababam barababam barababam. Faccia di merda che faccio. Ehi hey, gente, questo io del bello sul canale con questa nuova puntata di Project Zomboid. Sono tratti negativi. Riprende l'avventura di spazzatura nella sua, beh, speranza di sopravvivere il più a lungo possibile. Beh, ce l'abbiamo fatta. Siamo a 2 mesi e passa giorni. Abbiamo come ci eravamo lasciati tra l'altro? Ok, nelle migliori delle situazioni, al solito. Stavamo raccogliendo sacchi della spazzatura. Ora mi ricordabbi. Sì, la sua speranza di sopravvivere il più lungo possibile. Ma beh, se continua a finire le puntate così nel mezzo degli zombie, non so quanto sopravviverò a lungo. Sì, guarda, mi sto cagando addosso. Ma levati, scemo. Lì c'è un altro sacco della spazzatura. Mi sembra di essere un senza tetto. Vado di sacco in spazzatura, di sacco in spazzatura. Senza pudore. Quanti sono? Ma sono solo 2 che mi stanno seguendo, raga. Se lo sono meritati un colpo in testa. Se lo sono meritati. Io dico che se lo sono meritati. Semi di patozza. Semi di patozza. Dammi qua. Oh no, sto tremando tutto. Vi prego, non mi mangiate. Non mi uccidete. Mandatevene a cagare. Ma voi lo sapete con chi avete a che fare qua? Voi avete a che fare con la grandissima Tura Spazza, la signorina che è riuscita ad uccidere 6051 zombie contro ogni aspettativa. Quanto pensavate che sarei sopravvissuto? Nei commenti, forza, forza, sentiamo onesta la vostra opinione. Non vi sareste mai aspettati che sarei arrivato a sto punto, eh? 2 mesi e passa, 2 mesi e 5 giorni, 6.000 uccisioni. Per qualche motivo la mia arma preferita si è buggata su questa. Non chiedetemi perché, ma il gioco ha deciso di dire a voi che la mia arma preferita è lo spazio. Sapete perché? Perché fuori screen uso il debug, citto. Questa roba, l'ho lasciato io? Citto. Signorina, non spacchi le finestre inutilmente, la prego. La prego di non spaccare le finestre, soprattutto le palle Ma sei merda? Te lo posso dire che sei una merdaccia? Te lo posso dire? Ti ho detto esci senza rompere la finestra. Ma tu mi hai rotto sia la finestra che i coglioni. Maledetta. Scusami, Un nastro adesivo? Io non ho preso del nastro adesivo? What the fuck is wrong with me? Che mi è successo? Ho fame, no, come farò? Come farò? Trippetta fame. La grande Tura Spazza è affamata. Cosa? Signore, mi sa che avrà bisogno di altre bene. Ma perché lo sta coltellando al petto? Avete visto che aveva la canotta tutta ben messa e poi pian piano gliel'ho tagliata io col coltello? Ma che cacchio? Sei forse demente, Tura? Ok, niente allarmi. Stavolta, perlomeno. Chiudi le tende. Apri e richiudi. Lista di elettronica che ho già coltivazione. Cosa mi serviva? Carpenteria 4, Cucina 3. Oh! Ma io ho un culo tremendo. Ma ve l'ho detto che io c'ho un culetto tremendo? No, non ve l'ho detto. Ve lo dico adesso e lo ribadisco. Io c'ho il culo tremendissimo. Cetriolini, dammi qua. Sarà l'unica cosa che mangerai finora. Fino ad adesso, trippora. No, 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 non toccare la finestra. Non toccare la finestra, fatti i cazzi tuoi. Vieni a morire, va bene. Va benissimo, ma non toccare quella maledetta finestra. Oddio, sono sempre di più. Ma dove cacchio arrivano sti stronzi? Io sono affaticato, quindi ho il danno di un micino appena nato. Lo sto graffiando con i miei piccoli artigli. Maledizione. Sto letteralmente graffiando con i miei piccoli artigli da difesa. Vieni qua, stronzo, hai voluto cadere? E mo ti becchi il pestone sul cervello, brutto stronzo. E tappulla, hey hey! Allora, mi scusi. Altro avessero qualcosa di utile, ce l'hanno qualcosa di utile. Signora! Ah, vai in gol. Allora, fai la stronza, fai la figa con me, Fai la furba con me, maledetta! Chi sei? Come ti chiami? Chi ti ha mandato? Non vuoi cantare?
Fanculo! Ma scusami! Tre... Ok, ho capito. Un colpo lo puoi sbagliare, Tura. Lo capisco. Può succedere. Anche a me succede ogni tanto. Oddio, ma da dove cacchio? Oh! Allora! Avete rotto la minchia. A mizchia avete rotto. Ah! Ma posso riempirmi il giardino di cadaveri di merda, eh? Cadaveri ambulanti che non siete altro. Via, via da Elizabeteus. Non mo... Sì, sì, sopravvivi, mi raccomando. Ha una spadata sul cervello, sopravvivi. Scusami, ma come è fatto non... Senti, sono troppo faticato. Sono troppo faticato, impanicato, cagato addosso e quindi la vedo dura. Ma credo che abbiamo una possibilità di vincere questo combattimento, ragazzi miei. Sì, ma se ne arrivano sempre di più col cazzo di questo combattimento. Tra poco svengo per terra, raga. No, aspetta, cos'hai in testa? Oh, un cappellino gigantesco, stupendo, calduccioso. Ma io voglio il mio cappellino. Mi piace, raga, il mio cappellino da... Oddio, c'hanno pure il gilet. Questi sono vestiti di alta qualità. What the fuck? Capito che è un cacciatore, ma questo qui, guardate. Quello di Procione dà una difesa stupenda. Difesa, volevo dire. Una difesa dal calore, però pesa 2 kg. Quello è l'unico difetto, però... Veramente, è calducciosissimo. Dammi qua. Estro, indossa. Vediamo come ci sta. Vi ricordo che noi ci vestiamo per lo stile, non per l'utilità. Per questo ho indossato sempre il cappellino da generale dell'esercito. Davai? Questa è Tovarish Tura Spasa. Lei porta cappellino da sergente dell'esercito dell'Unione Sovietica. A me piace molto. Tu che dici in commento? Ah, ti piace cappellino da esercito o cappellino da Tovarish? Quale delle due è meglio? Che scarpe ho? Che scarpe ho? Fermo, le scarpe. Si stavano danneggiando. Via di qua. Non ti voglio vedere. Tra l'altro, con la build 42 aggiungeranno anche le voci, quindi quando faccio... Pst. Non sarà un pst normale, sarà un... Pst. Lo sentirai proprio lei dire... Pst. No, si sentirà... Sì, aggiungono 4 voci maschili e 4 voci femminili al gioco con la prossima patch, la 42, con la build 42 che deve uscire dal Mesozoico. E niente, questa è una cosa che volevo dirvi. D'altro vi posso dire che vi voglio tanto bene, vi ringrazio che mi guarda. Vi ringrazio per la visual che mi offrite ogni volta, guardandomi mentre faccio lo scemo. Ah, il mio gatto, pensavo fosse uno zombie. Sono le 4 di notte, eh? Wow. Vai a dormire. Se no vieni qua. Dai, vieni qua. Vieni. Dove essere pregato? È lì sul sottoscala che mi agolo come un cretino. Vuole le attenzioni, vuole le coccole. Anch'io le voglio le coccole. Mio caro gattino, però. Nessuno me le dà. Allora, abbiamo dei freschi pomodori dopo aver parlato della mia tristissima disperazione e necessità di affetto. Non è vero, sto scherzando, sono felicemente felice. Allora, cosa mi volevo fare? Sì, volevo raccogliere quelle munizioni, me le devo ricordare, di non lasciarle lì, colpi di 9 mm, improvvisamente la 9 mm mi piace, non avrei mai pensato di dirlo, però apparentemente è così. Spegni il caricatore. Tra l'altro dovrebbe avere anche un caricatore di 9 mm quella Glock che aveva addosso, quindi... Vorrei cucinare, il fatto che mi servirebbe del liquido o qualcosa, dell'acqua. È un fuoco. Perché? Potrei raccogliere l'acqua da fuori, da sotto la pioggia? Sì, ed è quello che vorrei fare, ma così la dovrei bollire. Perché senza bollirla mi farebbe tanta bua al pancino. E noi non vogliamo la bua al pancino. Perché la V al pancino, considerando che abbiamo tutti i tratti negativi, rappresenta... Brutto da dire, ma per me pure un peto in faccia rappresenterebbe la morte, infezione da gas tossici.
morirei quasi subito, purtroppo. Quindi non ho fatto una... questa non l'ho esplorata, sta zona. What the fuck? Custodia pistola. Questi dammeli qua, perché mi aiuteranno. Cosa avete qua? Munizioni per la 38 special e per la 45 CP. Guarda. Guarda, sono così contento. Non capisco perché i pantaloni non offrano zero di difesa dai morsi. Mentre... piedi di porco, non credo di averne neanche uno. Mentre... i jeans offrono 20% protezione dai morsi. Dai graffi e dalle lacerazioni. Non riesco a capire sta logica dietro, dietro Project Zomboid. Vuol dire, cosa sono? Leggings? Sono pantaloni di carta? Cioè, i denti umani, sì, il morso è forte, ma non credo che penetri così facilmente nei pantaloni. Ah, boh. Perché comunque, no, ci sta. Non abbiamo troppa difesa contro i morsi degli zombie. Però voglio dire, non è tanto un solo zombie. Uno zombie da dietro rappresenta sempre la morte, perché quasi il 97% vi morderà al collo. Ma almeno i vestiti da davanti, voglio dire, si danneggiano, un morso ti difende, dovrebbe essere 90% protezione dai morsi, dagli attacchi, dalle lacerazioni, ma una sola volta, quindi un attacco magari che potrebbe capitare al torace, al pisello, a qualcosa, ti strappa il vestito in quella zona e rimane scoperta, ma non vieni morso. Così dovrebbe funzionare il gioco. Non che ti offrono... che cazzo vuol dire che un pantalone di jeans o dei guanti di pelle, ragazzi? Pelle, ma voi avete provato una... è come mordere una scarpa, mordere dei guanti di pelle. No, danno 15% di difesa dai morsi e 30% dai graffi. Ma cosa c'hai? Una pressa idraulica al posto della mascella? E questo che non ha senso. Ok, ci sta che si strappi con un morso, ma non che sia per forza seguito da un morso. È quello che non mi piace di... delle difese dei vestiti. Non hanno senso, sono stupide. Poi è una mia opinione personale, potete essere d'accordo come contrari. Spero che tu sia d'accordo, perché sennò... Prova a scrivere nei commenti che sei contrario, Ti blocco per sempre. Scherzando, io sono molto aperto alle opinioni. Cioè, ovviamente, il dibattito deve essere intelligente. Se tu sei contrario alle mie opinioni, semplicemente dimmelo nei commenti. Dico, no, non sono d'accordo con te, non dovrebbe essere così, secondo me è meglio così, babababà. Devi, diciamo, argomentare le tue spiegazioni, così come vi ripeto anche in altri video, l'ho detto. Potrete tranquillamente dirmi: i tuoi video sono una merda, a me va benissimo, ma ci deve essere anche il perché, ci deve essere la spiegazione seguita. Se no, quel commento sarà sempre ignorato. Vabbè, per ora non ho ancora ricevuto nessuno che mi cagasse il cazzo così, però, voglio dire, se una critica è costruttiva, l'accetto sempre, l'accetterò sempre e ci lavorerò sopra. Ma se una critica è distruttiva, è poco più che irrilevante. Si impara, diciamo, vivendo la vita che ho vissuto io, che ho vissuto io, a dare peso alle cose giuste ed ignorare quelle stupide. Cosa? Mi dai 25 fame, ma non... cioè è una zuppa. È una zuppa, è fatta di acqua. Mi dà meno 4 di sete. Che cazzo. Ah, voglio piangere in cinese. Crea insalata. Posso farlo col pomodoro in scatola? Mi piace. Veloce, Tura. Un'ora per cucinare una cazzo di insalata, ti prego. Ti prego. Insalata. Pomodoro in scatola aperto. In qualche modo lo dovremmo utilizzare col pomodoro in scatola. L'ho già usato tutto. What the fuck? Allora utilizziamo i cetriolini. Allora utilizziamo il pomodoro. Allora utilizziamo la pasta di pomodoro. Utilizziamo di nuovo il pomodoro. Posso utilizzare di nuovo il pomodoro? E se mettessi dell'altro pomodoro? E se mettessi ancora un pomodoro? No, non ci sta più niente apparentemente. Maledizione. Qual è il pomodoro che abbiamo mangiato? Questo qui è stato un pochino inserito nell'insalata. Mangialo. Cioè, vi rendete conto? Un pomodoro mi dà la stessa sete. Cioè, mi dà il doppio della sete che mi darebbe una zucca. Adoro la logica di Project Zomboid. Un gioco stupendo. Io amo Project Zomboid, però alcune cose devo proprio patirle. E ve lo dico, alcune cose sono proprio... stanno né in cielo né in terra. Per quanto sia un bel gioco e lo adori, ci sono delle cose che proprio mi fanno cadere le palle a terra. Ok, siamo a posto. Abbiamo 8 sacchi della spazzatura, ma non bastano. Non bastano. Adesso credo di poter dormire qua. No.
fatto che di qua mi vedono attraverso quella porta, di qua mi vedono attraverso quella finestra. Potrei muovere delle tende da una stanza all'altra. Poi ovviamente la claustrofobia può accompagnare solo. Poi perché non sta sparendo il panico? Mi sembra abbastanza aperta sta cameretta. Cos'è da tura spazza? Cos'è da tura spazza, come si suol dire, no? E vediamo se c'è dell'acqua. Lava tutti i vestiti, non posso, però posso lavare sicuramente. Oddio, c'è uno zombie dietro. Te stesso. Giacca invernale, sì. Lava. Misdeni. Lava. Coltello dov'è? Oddio mio, cos'è successo? Dov'è? Oh, madonna mia, che dito in culo di zombie maledetto. Ma vai a cagare, scema, mi hai rotto le palle. Ma puoi rompermi il pisello in questo modo? Ma scusami, eh. È un gioco di sopravvivenza, non è un gioco horror. È parzialmente horror, c'è la parte dell'horror. Magari questa è tutta d'oro, male. Mamma mia, questa è proprio... è uscita in mezzo all'apocalisse col vestito di... Vado a fare... Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Meglio se non dico quello che penso. Ok, lava. Ok, clic destro, lava. Stivali sono ben messi. Quanti di pelle, forse me li se li lavi. Così come i pantaloni, pantaloni, pantaloni. Dove sono i miei pantaloni? Pezzini lunghi. Dove sono i miei pantaloni? I miei jeans, dove cacchio sono? Eccoli qua. Il coltello non me lo fai vedere? Coltello da caccia. Ok. Dovrei essere a posto col sangue. Dovrebbe darmi problemi. Adesso sono esausto, vorrei andare a raccogliere quelle munizioni, ma essendo esausto, avrò dei problemi a farlo. Quindi chiudiamo la porta. Ah, dovrei anche bere e riempirmi una bottiglia d'acqua, effettivamente. Non avete tutti i torti, Destro. Effettivamente ho un po' troppe bottiglie. Destro, riempi, cantina. Ho troppe bottiglie perché ho già la tanica, come che lui si chiama, la borraccia. Quindi le bottiglie possono rimanere qua. Non mi servono cerotti, fasciature. Ok, direi che possiamo fumarci una sigaretta per stare proprio tranquilli. Che dite? Ci facciamo una siga, bro? Ci facciamo una siga? Ad ascendere. Fammi il favore di mettervi la pistola. Salute, esercizi. Fai un bel po' di squat, sorella. Ma secondo me conviene flessio. Facciamoci un po' di forza, dai. Oh mio Dio, avrò male a tutto perché non sono per niente allenato con le flessioni. Porcaccia la mannaggia. Ok, ho perso tutta l'energia, alla grande. Fai che indossarmi la mia bellissima... il mio bellissimo zaino. Cosa? Perché mi dici... ma c'era scritto insanguinamento 1. Perché mi dici che è tutto insanguinato sto zaino? Sono deficiente io, non capisco. Può darsi. Ma che sia deficiente è provato, per carità, ma che io non abbia capito è un pochino più strano. Ok, forza, dormi. È una cosa stupida che comunque il panico non ti permetta di addormentarti quando sei completamente in esausto. Cioè, voglio dire, ti puoi addormentare con il dolore, agonia massima quando sei completamente esausto, ma non puoi addormentarti per... non puoi addormentarti per sto cacchio di... come si chiama? Per il panico? Perché il dolore non ti fa battere fuori del cuore, no? Ti fa star bene. Il dolore è piacevole. Il dolore è stupendo. Adoro il dolore. Picchiatemi di più. Sì. Quanto sono? Forza... sono tutte a metà, cioè esattamente a metà tutte e due. Facciamo anche degli squat visto che ci siamo. Tanto tra poco triggererà il dolore da esercizio dell'altro. Beviamoci dei beta bloccanti. Mamma mia, come aumenta in fretta. Vabbè, più è piccolo lo spazio nel quale stai, più in fretta aumenta il panico. Abbastanza logico, però. Vabbè. Era un commento su quanto in fretta aumentasse. Tutto qua. Tutto qua. Ok. Fammi un bel sonnellino e non rompermi i coglioni. Perché non riesci ad addormentarti? Oddio, c'è uno zombie. Perché non riesci ad addormentarti? Vedi di dormire e di non rompere scatole. Ok, dovremmo svegliarci. Perché così presto? Ma maledetta che non sei altro.
Svegliato tipo in 2 secondi. Hai rotto il pippo. Non lo so io. Ok, zombie non potevano essercene perché non sento finestra rompersi, neanche... Una casa, potrei esaminare. Mi serve ancora cucina 3, vi ricordo, eh. Sì, se non posso fraccare, come vediamo se questi ragazzuoli hanno qualcosa da condividere con me. Una katana che non ho visto. Sicuramente. Cosa vuoi? Che vuoi? Vai via! Muori! La zitta! Bella madonna, arriva tutta la compagnia. Cappellino da golf. Perché isolamento è così basso? Ah, sembra un cappellino tartan stupendo. Muori. Fai un critico, fai un critico. No, uccidilo. Pacifista è stato un dito in culo perché secondo me se non avessi avuto un pacifista sarei come minimo al massimo con la malunga almeno al 7 con la macorda. Vabbè, 25% sarei almeno al 7 con la malunga e 4 con la macorda. Però it is what it is. Contiene il caricatore? Sì, contiene il caricatore. Contiene anche un mirino, però. Eh sì, possiamo prenderci. Noi quale abbiamo? Oh, mamma mia! Questo l'avevo quasi perso. Ho visto il panico. Il panico che mi ha salvato la vita. Però ho notato che pian piano il tratto di sordità è sparito, eh. Mi sembra che l'audio sia uguale a un'avventura normale. Non mi sbaglio io. Spegni il caricatore. Quale miglioria ho? Mi sembra che sia anche qui. Trigicon RMR2. Questo c'è l'RMR3. Questo c'è l'RRRMRPQSTUV3. Ah no, sempre 2. Allora te lo puoi tenere. Ok. Coso? Dai zitto. Dai zitto. Ti ho detto. Allora. Questo stronzo. Questo pezzo di merda. Mamma mia, se avessi un fucile a pompa ti sparerei in gola. Senza pietà proprio. Senza pietà, ti decapiterei con una fucilata sui denti. Pezzo di merda. Non lo so io. Ancora uno. Guarda, non solo mi ha rotto i coglioni con 7 spinte, ma pure 2 calpestoni ha voluto. Ero proprio nato per rompere il cazzo. Proprio zombie rompipalle. Adesso faccio meno danno perché probabilmente vedo il dolore, quindi è arrivato il dolore da esercizio alle braccia. Quindi farò meno danno. Piacevole, piacevole. Ma poi, no, avesse qualcosa di utile. Ma no, è solo un rompicoglioni, così. Arrivo a romperti il cazzo. Sto maledetto. In pessime condizioni sta pistola, vuol dire che si incepperà ogni starnuto, quindi non vale la pena tenerla. Vediamo se quella casa ha da offrirci una cucina 3. Potremmo utilizzare un'ascia per sfondare questa porta, ma punto 1 non ho un'ascia, punto 2 non ho voglia di cercarla, punto 3. Non so se ci sia un punto 3, però... Niente. Ok, qui qualcuno ha sfondato la finestra ed è entrato, quindi c'è il rischio che sia dentro. No, è la stanza piuttosto piccola, non rischiamo. Ma scatta l'allarme anche su questo, siamo a posto, no? Panico per lo spazio chiuso. Bene. Oh, ne arriva uno, mi ha visto. Il vantaggio di essere... di avere il debuff più bello del mondo. Chiudi. Chiudi. Qui c'è della pasta marcia. Stufato marcio, mamma mia, che bontà. Che bontà. Un bellissimo stufato marcio. Altri cetrolini. Ben venga. Cosa? Non ci stanno i cetrolini. Formaggio lavorato. Zuppa di verdure, cocktail in scatola, chili. Siamo a posto col cibo in realtà. Abbiamo un pomodoro, un bel cetrolino. Siamo a posto per un bel po'. Il fatto è che vorrei vedere se c'è qualche libro. Pesca 4, pronto soccorso 2. Ok, non c'è nessuno stranamente. Si vede che ha rotto la finestra e poi se n'è andato. Così giusto per... Dato fastidio. Sì, proprio. Non so cosa fare, vado a rompere i coglioni. Stupido zombie proprio. Ok. Ma non ci sono colpi nel caricatore? Non ci sono colpi nel caricatore. Hai capito il maledetto? Hai capito il maledetto? Quella magari è aperta. Signora, aspettate ragazzi. Ok. Ok, possiamo parlare adesso. Eh sì. Il dolore è un problema. Non c'è il danno di troppo. Il mio coltello di nuovo ha insanguinamento 100. Vabbè che...
coltello deve entrare nelle budella degli zombie. È giusto così, però. Che palle. Ma quel topo cos'è morto? Nel paleolitico che è marcio? Ma scusami, potrebbe anche essere morto recentemente. Invece i topi marci respawnano all'inizio del gioco, no? I topi respawnano morti, respawnano all'inizio del gioco e poi diventano marci. Perché hanno lo stesso deperimento. Non è che posso... C'è una... Secondo me dovrebbero mettere che c'è una probabilità tot che ogni giorno in un bidone spawni un ratto morto. Sarebbe carino. L'1%, 0,3%. Metti l'1% che uno zombie si alzi? Allora metti anche l'1% che il ratto mi spawni da un cavolo di cestino. Vedreste le fattorie di cestini, no? Ogni giocatore raccogliere tutti i cestini dalla mappa e metterseli e metterseli magari in un giardino. Vedreste proprio farm di ratti, i video su YouTube come farmare ratti su Project Zomboid nel 2023. Tutti i bidoni, 50 bidoni. Che ridere. 50 bidoni nel giardino per farmare topi morti. Easy way to get food in Project Zomboid, 10 ways to trap your rats. Eh sì, ormai si attaccano a tutto. Per qualche visual questo ed altro, no? Tac. Sartoria. Niente, niente di utile. Niente di utile. Che ci sta, non è il contrario, solo che mi fanno ridere. Fanno ridere ste cose. Pensare a una fattoria di ratti. E al tizio che fa il video mostrando il suo giardino pieno di cestini per farmare i ratti. Mi farebbe ridere. Non so come mai. Appunto, metterai like al quel video. Perché sarebbe simpatico. Non sto dicendo in modo dispregiativo, Ma tu hai dovuto fare una passeggiata lunga apposta per farmi perdere più tempo? Spiegami un po'. Non lo so io. Dai! 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 Dai, zitto. Aprimi la finestra, Tura. Mo' parte l'allarme. Ormai ho la paranoia delle allarmi. Tura! Cazzo di finestra. Non farmela spaccare. Oh. Ce l'ho fatta. Dai, c'è la finestra rotta lì. Maledetti. Sembra una bella casa questa. Cioè, distrugge la... Ah, ma qui... Ah, è dove avevo rubato il televisore. Mi avevate detto che... Sei un maledetto, mi hai detto che c'era la pentola, ma è una casseruola. Sei un bastardo. Io sono pure... Ci ho pure creduto. È una casseruola, non è una pentola. Maledetto. Questo però mi ha fatto ricordare, comunque, non sei così maledetto perché mi ha fatto ricordare che ho bisogno di una pentola. Hai ragione. Mi sono dimenticato della pentola. Sto dicendo di raccogliere una cazzo di pentola da non so quanti episodi. Mi sono completamente dimenticato. Ne avevamo trovata una... Io veramente, quando ho letto il commento, ehi Vio, quando ho rubato il televisore c'era una pentola lì su. Mi ero proprio, perché quando mi accorgo di essermi perso qualcosa durante la mia avventura, lo scopro solo dopo, con un commento. Lo apprezzo il commento, però mi brucia, no? Non so se capite cosa intendo dire. Grazie per questi commenti, mi piacciono. Mi brucia sapere che mi sono perso qualcosa di interessante, no? Per esempio delle chiavi di una macchina in uno sportello che non ho visto, roba così, no? E uno dei commenti diceva che quando ho rubato il televisore c'era una pentola, no? Non è una pentola quella, è una cazzo di casseruola, è la cosa più inutile del mondo. Prendi pentola di stufa. Oh mio Dio. Cioè, dov'è la maniglia? Dove sta la maniglia? Aspetta, siamo a metà. Ok, ho trovato una maniglia. L'altra dove sarà? Dov'è l'altra maniglia? Non trovo l'altra maniglia della pentola. Non riesco a prenderla. Dov'è? Dove l'avranno? Ok, l'ho trovato. Ok, era lì dall'altra parte della pentola. Che cazzo? È una pentola, maledizione. Ma non lo so io. Ok, versiamo a terra lo stufato marcio. Non ci serve. Beh. Sono un po' sovraccarico. Direi che possiamo tornare alla mia bellissima e ben amata casa. Mangiamoci il pomodoro per essere ben nutriti e non avere il debuff del carico pesante. Quindi cetrolini, pomodori, benvengano. Cos'altro di pesante? Ah sì, ho controllato questo se avesse qualcosa di interessante addosso. Loop. Quando mai? Quando? Salve signor. Salve signor.
Tra l'altro qui c'è il magazzino. L'ho ispezionato, vero? Mi sa che è una delle prime cose che ho fatto. Sì, c'è del sangue ovunque. Sì, qua ci sono passato. Perché è partita la canzone? Perché lì ci sarà un'orda. Non l'ho vista, ma il gioco sa che c'è un'orda. Ok. Orda, orda. Orda bella. Signore, stia zitto. Non ispeziono neanche, lo vedo da qui che è inutile. Zoomato fuori, sento proprio la puzza dell'inutilità di quella tizia. Potrei rubare qualcosa, effettivamente. Quale mobile mi potrebbe servire? Aspetta un attimo, cioè non perdiamo tempo. Non ti tagliare, per cortesia. Stai camminando piano. Ho paura, c'è uno zombie lì. Eccolo qua. È utile il panico come radar. Effettivamente, se ci pensate, è coraggioso, è abbastanza una fregatura, perché ti rimuove questa cosa del panico quando c'è uno solo zombie. Invece se c'è uno solo zombie, vedi il Moodle comparire di panico, sai che da qualche parte lì nell'albero c'è uno zombie, perché il gioco ti allerta. Se invece magari non hai il Moodle del panico, ti ritrovi a... metti un altro. Sento uno zombie. Ti ritrovi con uno zombie che nell'albero ti morde e neanche te ne accorgi, no? Quindi da un punto di vista è molto utile, da un certo punto di vista. Avere il panico così, come radar. No. Prendi questo. Probabilità di rottura 30%. Sento uno zombie lì. Adesso sta prendendo il martello, perché serve un martello per rimuovere... per rimuovere questi mobili. Però un contenitore che ha 50 kg e lo voglio nel mio inventario. Ricordate che fa rumore, eh? Quindi se quello zombie potrebbe... Ok, non si è rotto. Però siamo sovraccarichi. Quindi... massima attenzione! Sono sovraccarico, terrorizzato, pisciato addosso e... non so cos'altro. Non so se equipaggiare la... No, secondo me è nell'inventario, quindi se equipaggio la spada non dovrei perdere. Cioè non dovrei dropparlo. Non è come il generatore, no? Ricordate che se le sovraccarichi diminuisce anche la velocità d'attacco, eh? Maledizione. Ne ho di strada da fare, eh? Allora fammi un favore, fumati una sigaretta nel frattempo. Hai fatto la pistola, quindi che cazzo sto facendo? C'ho la pistola. Sono tranquillo. Anche se fossi stremato, l'unica cosa che mi impedirebbe l'essere stremato è di muovermi rapidamente attraverso i ranghi dei miei nemici. Mamma mia. Una credenza nello zaino. Corri. Ma sono vicino al fiume. Sono vicino al lago. Cazzo. Sono un po' lontano. Sono un pochino lontano. Dovrò camminare di qua. Sto registrando, aspetta. Cioè, ah, la telecamera. Me la sono dimenticata. A metà, proprio a fine episodio. Avete ragione, raga. Ma che ho giocato a Bannerlord poco fa. La telecamera la devo tenere qua. Non devo correre tra gli alberi. E mi dimentico di spostare la telecamera. Dovrei essere molto, ma molto più attento. Ma dopotutto giriamo i video per divertirci, non di professione. Quindi non aspettatevi professionalità da me. Non lo faccio per i soldi. Almeno per adesso. Quando guadagnerò, non lo so, 5, 60, 70 mila euro, lì, beh, potrei farlo anche per i soldi. Voglio dire, ma secondo me è inevitabile, cioè, se la carriera di YouTube va bene e riesce a trasformare in una professione, cioè non è il mio obiettivo numero uno, per ora per me è un hobby, ma se riesce a trasformare in una professione, è come se ti... molti lo trovano come una scelta degradante, trasformare il tuo hobby in una professione, perché lì... partono delle varie cose. Magari ti fanno perdere un po' l'interesse. Secondo me, chiunque, se si trovasse offerto su un piatto d'argento la possibilità di trasformare la propria passione in un'attività lucrativa, l'accoglierebbe al volo. Non credo che esisterebbe persona normale che si rifiuterebbe di farlo. Perlomeno questa è la mia visuale. Perché comunque... e ragionate, se io, mettiamo me come esempio, se riuscissi a diventare uno youtuber di successo, riuscissi, ma anche solo a guadagnare minimo, perché ho un mutuo da pagare, diciamo 1200 euro per pagare tutte le bollette, il mutuo e non avere problemi, comunque pochissimo, però
Avrei quelle 10 ore che spendo magari adesso facendomi il culo in ufficio, o 12 ore, da spendere sui video di YouTube, su Twitch e così via. Quindi diciamo, aumento la mia capacità di portare intrattenimento. Magari la qualità diminuirebbe, perché comunque aumenterebbe la quantità, cioè la qualità diminuisce, generalmente la qualità diminuisce proporzionalmente alla quantità. Generalmente, non è una regola per tutto. Per me, per esempio, una regola, pubblico 2 video al giorno perché la qualità è scadente. Però quello che voglio dire è, non c'è da odiare uno youtuber che trasforma, secondo me, il suo hobby in un'attività lucrativa, perché dopo tutto ha la possibilità di lavorare di più sui suoi video e portare più intrattenimento, perlomeno quello che è così che la vedo io. Mi sto già giustificando per quando sarò molto famoso, eh. No, io non lo faccio per soldi al momento, non me ne frega niente. Cioè, se me ne fregasse qualcosa, ovviamente spenderei molti, molti, cioè ho la capacità di editing, spenderei molto più tempo a fare un video a settimana, ma proprio come le recensioni che facevo all'inizio. E lì capireste che, punto, effettivamente, soldi. Ma ora come ora, appunto, solo a portarvi intrattenimento. Finché leggo un commento mi fai troppo ridere, mi rendi la giornata migliore, mi fai spaccare dalle risate. Quello è tutto ciò di cui ho bisogno. E quello è il motivo per cui ho iniziato a fare YouTube, proprio per far divertire le persone che mi guardano. È l'unica, è una delle cose che mi danno gioia al giorno d'oggi nella vita. Non so se metterlo qui oppure, secondo me è meglio qui. Sul serio, leggere un commento così, nel mezzo della giornata, magari una giornata dove mi sono proprio stressatissimo, e dire, oh Dio, mi hai fatto spaccare da ridere con questo video. Non c'è gioia più grande per me, non c'è gioia più grande. E comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo episodio, vi ringrazio per aver guardato fin qui, mi auguro di vedere la prossima puntata di Project Zomboid solo tratti negativi. Non dimenticate che siete migliori, lo dico veramente col cuore, vi ringrazio per aver guardato fin qui, e vi auguro il meglio. Bella bella.